Una buona serata ai nostri telespettatori, bentornati all'informazione locale di RTA. La provincia di Parma risulta la sesta più colpita da decessi per coronavirus, ecco perché la ripartenza deve essere vissuta con grande senso di responsabilità da parte di tutti affinché non si torni ai giorni tremendi dell'emergenza. La ripartenza dello scorso lunedì non deve essere vista come la fine dei possibili contagi, perché così non è. Ieri a Parma e provincia, dopo due giornate consecutive senza decessi, purtroppo se ne sono registrati 2 e 10 nuovi casi di positività. Solo dal 3 giugno si capirà davvero come stanno andando le cose e si inizierà a vedere la conseguenza sulla curva epidemica della riapertura del 18 maggio. Il territorio provinciale di Parma ha vissuto in modo violento l'epidemia da Covid-19, molto più alto di come si è percepito. Siamo stati la prima linea del fronte, asserisce a Parma Repubblica il commissario straordinario dell'ospedale maggiore dell'AUSL Massimo Fabi, e i dati ne sono la conferma. Parma risulta la sesta provincia in Italia per numero di decessi, ma non solo. Negli ultimi 2 mesi sono stati 4.081 gli accessi al triage respiratorio del maggiore e 4.941 i ricoveri negli ospedali di Parma, Fidenza, Borgo Taro e privato accreditato. Oltre ai 1.350 interventi tra le unità speciali di continuità assistenziale e le unità mobili multidisciplinari del padiglione Barbieri. Senza scordare le migliaia di chiamate al 118, circa 1.000 squilli al giorno e 221 i ricoveri nelle terapie intensive di Parma e Fidenza. Fabi chiede comportamenti corretti da parte di tutti per evitare che si torni a quei giorni drammatici. Mascherina, distanziamento sociale e lavaggio delle mani sono le regole da seguire, poiché quello che seminiamo in queste prossime settimane, conclude il commissario straordinario, sarà fondamentale per il nostro futuro. Azzeramento della Tari per quei commercianti che sono rimasti chiusi nel periodo del lockdown e nessuna tassa sull'occupazione del suolo pubblico. Questi sono solo alcuni dei provvedimenti adottati dalla Giunta del Comune di Borgo Taro per dare un aiuto concreto alla ripartenza delle attività sul territorio. Oggi è una giornata importante, importante per tutto il Paese, per tutta Italia, ma naturalmente anche per noi, anche per un comune di medie dimensioni come Borgo Taro, per la riapertura e la ripresa delle attività, di molte attività produttive, in particolare la ripresa delle attività ristorative e dei pubblici esercizi, attività che fanno parte della nostra comunità, di un Paese come il nostro, molto votato ai servizi alla persona e quindi attento anche a questi mondi. Anche ricco di tessuto imprenditoriale su questo mondo, così come anche su quelli dei servizi alla persona, parrucchieri, estetisti. Ecco, io voglio ringraziare intanto prima di tutto gli imprenditori di questi settori che hanno veramente stretto i denti in queste settimane, in questi mesi, che oggi con coraggio ripartono, dobbiamo essergli vicini, loro stanno facendo di tutto per rispettare le regole, per mettere in sicurezza tutti noi, i propri clienti, e anche noi dobbiamo essere rispettosi nei loro confronti. Come comune, come amministrazione comunale di Borgo Val di Taro, vogliamo essere vicini al mondo anche dell'impresa, degli artigiani, della produzione, dei commercianti, dei pubblici esercizi. Per questo oggi possiamo confermare che la Giunta ha già preso alcune scelte di indirizzo politico, tra cui quella di, come prevede peraltro anche il decreto, intanto azzerare la tassa di occupazione suolo pubblico e consentire il massimo dell'occupazione possibile all'interno degli spazi del nostro suolo pubblico, per mettere a disposizione quanta più metratura è disponibile ai nostri pubblici esercizi, ai nostri ristoratori e anche ai nostri negozi, anche ai commercianti, ampliamo questa possibilità. Così come abbiamo deciso anche di azzerare la TARI, la tassa sui rifiuti, per il periodo di chiusura, per quelle attività che sono state chiuse a seguito appunto dei provvedimenti del governo legati al coronavirus. Segni che vogliono essere di concreta attenzione al mondo del lavoro, ai nostri cittadini e che quindi ci vedono impegnati appunto per essere a fianco di chi riparte. Solo ripartendo insieme, con un senso di comunità e di coesione, potremo non solo resistere, ma io credo anche vedere da qui ai prossimi mesi anche qualche elemento di positività e di recupero di cui abbiamo bisogno. Ripartenza un po' per tutti i locali della Valtare e della Valceno, anche il bar pizzeria di Bedogna Spidi ha riaperto i battenti con le nuove disposizioni anti-Covid.
Una lunga serie di restrizioni, quella emanata dal governo secondo DPCM, per consentire la riapertura di bar e ristoranti in questa fase 2. Ma come se la stanno cavando i ristoratori della Valtaro? Oggi ci troviamo a Bedogna presso il ristorante pizzeria Speedy. Le modifiche sono state abbastanza, abbiamo fatto la restrizione dei tavoli, abbiamo ridotto i posti, e noi avevamo circa un centinaio di posti a sedere e sono ora poco più di 40, quindi diciamo che si sono più che dimezzati. Qui all'entrata abbiamo una colonnina dove abbiamo messo del gel igienizzante per le mani e abbiamo dei gel igienizzanti anche per portarsi, diciamo, al tavolo. Poi abbiamo fatto una sanificazione con l'ozono, con una ditta locale, quindi una sanificazione generale di tutto il locale con l'ozono. Qui c'è stato il distanziamento, come potete vedere, un tavolo che è lungo più di 2 metri, ci vanno solo una persona per parte, quindi un tavolo che faceva 6-8 persone, ora 4 persone. Li abbiamo divisi tra uno e l'altro di più di 1 metro. Questa è la terrazza esterna, anche qui i posti erano circa 40 e sono meno di 20. Abbiamo la possibilità di far entrare le persone da un ingresso e farle uscire dall'altro, quindi le persone entreranno dall'ingresso principale e per uscire da questa parte, in modo che sia diversificato l'entrata con l'uscita. Abbiamo inoltre acquistato dei prodotti per cui è stata rilasciata una certificazione che sono a norma. Verrà chiesta la chiave a noi proprietari ogni volta il cliente dovrà usufruirne. Dovrà essere fatta la sanificazione ogni servizio, quindi quando il cliente si alzerà verrà pulito tutto, il tavolo, le sedie con questi prodotti appositi. Inoltre abbiamo tolto dai tavoli, come vedete, il coprimacchia, quindi la tovaglia sotto, e useremo solo questa tovaglietta di carta, monouso di carta, che verrà buttata subito. Poi altre novità, non esisterà più per ora i condimenti in bottiglia, quindi l'olio, l'aceto eccetera, ma verranno usate delle bustine e per esempio il pane, quindi dovrà essere monodose, ecco. Inizialmente il menù verrà descritto a voce, quindi non più cartaceo, e poi ci stiamo organizzando per vedere qualche app in modo che il cliente possa direttamente guardarlo sul tavolo. Per quanto riguarda il pagamento, potrà essere eseguito o direttamente al tavolo, oppure una persona del tavolo si alzerà, verrà insomma dalla cassa con la giusta distanza e pagherà in qualsiasi modo, ancora col contante oppure con il bancomat. Quanto è costato tutto questo lavoro di preparazione e quanto vi è costato stare chiusi 2 mesi? È costato molto, nel senso che noi per esempio abbiamo fatto qualche giorno della settimana facendo una consegna a domicilio in tutta la valle, e comunque un buon 85% di lavoro in meno, e adesso poi è un po' di settimane che siamo dietro a guardare come si potrebbe, perché non c'era ancora niente di certo, quindi solo giovedì ci è stato detto, diciamo, le linee guida fondamentali, quindi ci siamo messi, abbiamo pulito, sanificato, portato via i tavoli in più, le sedie, e sicuramente quest'estate sarà un'estate diversa dalle altre, contando anche il fatto che non ci sarà alcuna festa, e quindi la prenderemo un po' com'è. Certamente non si faranno i numeri che si facevano precedentemente, anche perché questa cosa secondo me ha segnato la gente, ci vorrà del tempo per riprendere fiducia anche nell'uscire. Noi cerchiamo in questo modo di dare la possibilità di un distanziamento corretto, di tutte queste norme, in modo di mettere il cliente a suo agio nell'uscire, e speriamo bene. Il comune di Albareto è arrivato secondo nella graduatoria regionale del bando 2020 della consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con il progetto Emigrati ed Emigrazione, storie e musica per raccontarsi. Il bando era rivolto a enti locali della regione e associazioni di promozione sociale che hanno una sede operativa permanente nel territorio regionale e che operano da almeno 3 anni nel settore dell'emigrazione. Il contributo di cofinanziamento è stato destinato
destinato a progetti atti a valorizzare le attività e le funzioni di carattere sociale, culturale, formativo e assistenziale a favore degli emiliano-romagnoli residenti all'estero, come studi sull'emigrazione, progetti per la diffusione della lingua italiana e iniziative culturali da realizzare nel corso di quest'anno. Il cofinanziamento regionale può arrivare fino ad un massimo dell'80% delle spese, per un massimo di 15.000 euro di contributi, e il Comune di Albareto beneficerà proprio del contributo pari a 15.000 euro. Nella crisi di acque e minerali intervengono con una interrogazione i consiglieri regionali della Lega Rainieri e Occhi. La Regione, dicono, solleciti la cassa integrazione e il piano di riorganizzazione. Le rassicurazioni non bastano più. La Regione solleciti l'elaborazione in tempi rapidi del piano aziendale e la corresponsione della cassa integrazione. Questo è quanto chiedono i consiglieri regionali del gruppo Lega Salvini Emilia Romagna, Fabio Rainieri, vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, ed Emiliano Occhi, in una nuova interrogazione alla Giunta regionale sulla crisi aziendale di acque e minerali che coinvolge i due siti produttivi del nostro Appennino, a Masanti e a Tarsogno. La crisi aziendale è nata per una carenza di liquidità, pertanto se non viene corrisposta la cassa integrazione ordinaria accordata per 9 settimane ai lavoratori che non hanno ricevuto neppure l'anticipo aziendale e non viene al più presto presentato il piano di riorganizzazione, si rischia di prolungare la crisi e di far diminuire le possibilità di risolverla, hanno aggiunto i consiglieri leghisti. E la crisi economica dovuta all'epidemia c'entra solo fino a un certo punto, poiché continua la tendenza in aumento nel consumo di acqua minerale. Si tratta di una partita fondamentale per salvaguardare il lavoro nelle valli del Taro e del Ceno, che va anche oltre i 70 posti di lavoro complessivi in ballo e alla quale la Giunta regionale, concludono gli esponenti della Lega, deve dare assoluta priorità. Come già annunciato un paio di settimane fa, la Regione, attraverso l'assessore Barbara Lori, ha deciso di incentivare le famiglie a traslocare in montagna, istituendo un bando pari a 10 milioni di euro per contributi a fondo perduto in 119 comuni appenninici dell'Emilia Romagna. Un primo inizio, come sottolinea il consigliere regionale Matteo Daffadà, per acquistare case o per ristrutturare edifici già esistenti per riportare in auge questo territorio. Può essere considerata un'inversione di tendenza il provvedimento preso dalla Regione Emilia-Romagna per dare un contributo cospicuo alle giovani coppie che decidono di acquistare casa nei territori di montagna, nei cosiddetti comuni montani. Ci sono chiaramente alcune clausole per poter accedere a questo finanziamento, tuttavia si tratta di un passo in avanti importante. Un grande passo in avanti importante per la popolazione della montagna, per i giovani della montagna. La Regione già nella passata legislatura aveva iniziato l'iter per questo bando, è stato la montagna al centro dell'ultima campagna elettorale e uno dei primi atti appunto che la Giunta regionale ha messo in campo appunto è questo bando. Un bando che va nella direzione dell'aiuto per le giovani coppie alla residenza in montagna, quindi un bando a fondo perduto dei 10-30 mila euro per ristrutturazioni o acquisto prima casa. Ovviamente dipende in che zona della montagna, per cui ci sono vari criteri, per cui alcuni comuni sono avvantaggiati ed altri appena meno. Quelli avvantaggiati sono quelli che hanno più problemi in questo momento. Ci sono delle premialità anche per chi utilizza delle imprese locali nelle ristrutturazioni, per cui un vantaggio anche per le imprese appunto locali. Sicuramente il tutto non sarà sufficiente, perché visti anche le richieste, visti anche come in questi giorni le persone hanno accolto di buon grado questo bando, sarà importante come verrà chiuso questo e soprattutto anche come verrà rifinanziato, perché come abbiamo detto è un primo passo, ma è un primo passo che va nella direzione del ripopolamento della montagna. Ci sono state alcune osservazioni su questo provvedimento, le due principali sono il fatto che occorre la giovane coppia deve essere al di sotto dei 40 anni e che i fondi messi a disposizione avrebbero dovuto essere più cospicui.
Sono osservazioni, quella dei fondi, assolutamente corrette, ma come ho già detto speriamo che venga rifinanziato. Intanto vediamo come va questo, vediamo quante richieste ci sono e poi cerchiamo appunto di rifinanziarlo. Prima non c'era niente, quindi 10 milioni di euro sulla montagna è già qualcosa. L'altro invece, per quanto riguarda le giovani coppie sotto i 40 anni, in realtà uno dei due deve avere sotto i 40 anni, l'altro potrebbe anche essere sopra. E è un criterio, io credo un criterio anche corretto, quello di dare un segnale ai giovani, dare speranza ai giovani che vivere in montagna si può, vivere in montagna se lo facciamo in tanti la rivitalizziamo. Continuano le occasioni alla ditta Nuova Montelli Ortofrutta a Borgotaro. È arrivata la primavera con piante da frutto, piantine da orto e fiori. Importante! Inoltre continuano con successo le consegne a domicilio per dare alla clientela sempre di più e in sicurezza. Per prenotazioni, negozio di Via Cassio 338-5928-845. Magazzino all'ingrosso di Via Europa 0525-96361. Naturalmente a Borgotaro. Passate parola. Ferramenta Baudassi, la romana, una tradizione che dura nel tempo. Sempre prezzi bassi da Baudassi. Pittura lavabile traspirante bianca da interni, litri 14 a 39,90 euro. Pittura traspirante bianca da interno, litri 14 a euro 23. Gel igienizzante per mani 100 ml, 2,90 euro l'uno. Mascherine FFP2, euro 2,90 l'una. Purificatore d'aria per ambienti antibatteriali marca Bimar 179 euro. Attenzione, si effettuano consegne a domicilio. Per info 0525 97 644. È proprio così, da Baudassi i prezzi sono sempre bassi. Autocarrozzeria Spidicar, via Primo Brindani 3 a Borgotaro. Affida alla grande esperienza della carrozzeria Spidicar la tua auto, furgone, autocar o camion. Per noi dare l'antico splendore al tuo mezzo di trasporto è un vero e proprio piacere. Grande novità, servizio sanificazione auto con ozono e altri prodotti specifici. Servizio altamente professionale ed ecologico. In 20 minuti ti libera velocemente da virus, batteri e cattivi odori. Speedy Car, soccorso stradale 24 su 24. Speedy Car è convenzionata con le grandi compagnie assicurative. Allora vi diciamo, tutto meglio di prima. Telefono 0525 820113. Speedy Car, autocarrozzeria a Borgotaro, veloci e professionali. Che finisce negli scarichi, arriva ai depuratori. Un complesso processo di trattamento rimuove gli inquinanti e la restituisce pulita al fiume. Montagna 2000. Nuova energia al territorio. Sono il dottor Ernesto Longinotti, sono il direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia generale dell'ospedale Santa Maria di Borgotaro. Nel corso del 2017 abbiamo ricevuto da Insieme per Vivere la donazione della colonna laparoscopica 4K dell'Olympus, che è una colonna che ci consente di effettuare interventi all'avanguardia di chirurgia laparoscopica mini-invasiva. Continua a dare una mano alla prevenzione e alla diagnosi precoce versando il tuo 5 per 1000 all'associazione Insieme per Vivere che lavora per il tuo ospedale.
dolce importante, la ditta Lusardi Mare Rosa, sito a Borgo Taro, via Nazionale 37, avvisa l'aspettabile clientela che nei mesi di maggio-giugno effettua sconti del 50 e 70% su lampadari e tutti gli articoli esposti in negozio. Mare Rosa ti accoglierà con la consueta simpatia. Ditta Lusardi Mare Rosa, a Borgo Valditaro, via Nazionale. Nei giorni della quarantena alcuni ragazzi della Valceno hanno ideato e realizzato un video nel quale ringraziano medici, infermieri, volontari e tutti coloro che si sono spesi in questa emergenza sanitaria. Un video che guarda al domani, colmo di speranza, in attesa di giorni migliori, con la consapevolezza che ciò che abbiamo vissuto non sarà mai però dimenticato. Ve ne proponiamo uno stralcio. Nonostante l'attuale situazione e il silenzio che ci circonda, facciamo il possibile per vivere e rafforzare le amicizie. Tra le nuvole e i sassi passano i sogni di tutti. Passa il sole ogni giorno senza mai tardare. Dove sarò domani? Dove sarò? Tra le nuvole e i monti c'è una stazione di posta. Uno straccio di stella messa lì a consolare. Sul sentiero infinito di quel crinale. Ma domani, domani, domani lo so. Lo so che si passa il confine. E di nuovo la vita sembra fatta per te. E comincia domani. Domani è già qui, domani è già qui. Estraggo un foglio nell'arisma nascosto. Scrivo e non riesco, perché il Covid m'ha scosso. Ogni vita che salvi, ogni tubo che poggi. Libera tra il cielo e i sassi. Siamo sempre diversi, siamo sempre gli stessi. Hai fatto il massimo non è bastato. E non sapevi piangere adesso che hai imparato. Non bastano le lacrime per trovare un vaccino. Eccoci qua, gente dell'Appennino. Aumentano di numero le mascherine. Una frazione di secondo sembra già la fine. E la tua terra, la tua vita da ricostruire. Permette amiche al tuo bar, prima di tutta la famiglia. Ti dan la tua mano che ti può vedere via. Signore e signori, noi domani è
e giovedì 21 maggio avremo nuvolosità residua al primo mattino sulle aree centro-occidentali in progressivo diradamento nel corso della mattinata. Temperature minime intorno ai 13 gradi, massime in aumento, comprese tra 23 e 25 gradi. Venti deboli, direzione variabile, in serata tendenza a rotazione dai quadranti meridionali. I programmi di RTA cominciano alle 20.35 con In TV I piaceri della vita, alle 21 La grande magia per il ciclo Arturo Cural, alle 22 il telegiornale, alle 22.30 Balla che ti passi, alle 23.30 Rivediamoli dell'anno 2000. Per noi è tutto anche per questa sera, grazie come sempre per essere rimasti in nostra compagnia, vi invito a risintonizzarvi domani 19.35 come sempre per il nostro TG. Arrivederci.